di elemento di unione tra la città di San Giovanni di Latino e quella di Pescara, ma è un'opera importante che abbiamo fortemente voluto, che si è realizzato con il concorso appunto di Regione, Comune di Pescara e Comune di San Giovanni di Latino, e che permetterà di ottenere un primo risultato importantissimo per l'alleggerimento del traffico nel centro urbano di San Lucetto. Ma non è solamente il traffico pesante che incide sulla comunità di San Giovanni di Latino, e anche il problema del grandissimo traffico, che è quello che rende quasi invivibile questa realtà. La soluzione che si è portata avanti, che si voleva portare avanti, era quella della nuova viadina che, percorrendo, adesso Gilberto ci può aiutare con l'immagine di quel plastico che abbiamo realizzato, quello che vediamo in rosso in mezzo a quel verde, e la nuova viadina scompare con un bellissimo tratto, che è l'unico tratto che deve essere fatto se si vuole cercare di non dare eccessiva pendenza, perché altrimenti potrebbe addirittura anche essere eliminato, solo per il brevissimo tratto di galleria. Dopodiché si raggiunge la Valle Lunga, che è una sorta di livelletta naturale che, con una tendenza, voglio dire, minima, raggiunge la parte sud di Pescara, con la possibilità di collegarsi direttamente con la circonvallazione di Pescara, ma anche con la possibilità, attraverso, eccolo qui, lo vediamo tratteggiato, una piccola galleria, di raggiungere direttamente il polo giudiziario e quindi la zona universitaria di Pescara Sud. Capite che cosa significa in termini di alleggerimento dell'asse attrezzato, capite che cosa significa in termini di alleggerimento del traffico all'interno della città di Pescara, per cui chi è destinato ad andare in quella zona non ha più la necessità di appesantire l'asse attrezzato e poi di percorrere il centro, che sia via Marconi o che sia via Gabriele D'Annunzio, il centro di Pescara, per andare in direzione nord verso sud, ma anche la valenza di questa strada per quanto riguarda il collegamento con la parte nord di Francavilla a Napoli. Quindi un qualcosa che, facendo un rapporto utilità-costi, credo che non trovi il paio di nessun'altra ipotesi infrastrutturale portata avanti nella nostra rete. E noi ci troviamo nella condizione di dover assumere delle determinazioni. Poco fa, alle personalità qui presenti, separatamente ho fatto vedere quello che è l'opera che questa comunità si accinge a realizzare, sia per iniziativa pubblica del comune, che ha in appalto il 15, il 14, il 15 di questo mese, scadrà il termine per presentare le offerte per la realizzazione della piazza centrale, per la quale sono 10 anni che noi lavoriamo, ma nello stesso periodo, il 13 marzo, ecco qui stiamo vedendo il disegno, ci sarà la posa della prima pietra del complesso parrocchiale, che si realizzerà per iniziativa della Curia Arcivescovile di Chieti, fortemente voluta da Monsignor Forte, per cui, guardando questo disegno, si capisce il posto che si vuole dare questa cittadina e la incongruenza di avere al centro di questo salotto così ben accurato una strada che oggi porta un traffico di così elevate dimensioni. Allora, siccome questi provvedimenti non sono provvedimenti buttati lì a caso, che vogliono essere né tanto né una minaccia né una promessa, che sono delle necessità assolute di chi interpreta il ruolo di amministratore locale con un minimo di sentimento, con un minimo di attenzione e rispetto per la popolazione amministrata, sono atti che questione di poco tempo dovranno essere assunti, questi non potranno essere visti come né situazioni e né fastidi che si vuole dare ad altri. E quindi in questo dialogo, oggi in quelle poche parole che abbiamo detto nell'inaugurazione, diciamo che è stata una celebrazione di quello che è il dialogo, la collaborazione tra enti. Io so perfettamente che l'assessore regionale Gian Donato Moro, che oggi non è potuto intervenire per una indisposizione che l'ha colpito all'ultimo momento, già questo argomento ha trattato, lo ha fortemente condiviso e che quindi è ben disposto perché questo possa essere inserito nella programmazione regionale. I due presidenti delle province, che io ringrazio per l'amicizia e con la loro presenza, dimostrano di avere per questa comunità, perché loro questo passaggio lo hanno già svolto, era presente anche
il rappresentante dell'ANAS Valerio Meli, quando abbiamo ampiamente discusso di questo problema, per cui io posso dire che qui spontiamo una porta. L'occasione è sicuramente molto utile, perché Sua Eccellenza il prefetto di Meli ormai possiamo considerare il nostro concittadino, che ci lavora sempre della sua presenza, che rende importante anche i nostri momenti di incontro, possa anche avere la percezione che su quest'opera siamo tutti più o meno d'accordo. Abbiamo la rappresentanza della Regione, il direttore del settore, l'avvocatessa Carla Magnetti, che è anche presidente della SAR, perché questo richiamo? Perché nei temi trattati c'è un altro impegno importante, che è quello del sottovaso. L'impegno a dare finalmente un accesso all'aeroporto. Ma perché l'amministrazione di San Giovanni Catino si preoccupa dell'accesso all'aeroporto? Perché non avendo uno particolare e non essendoci nessuna soluzione, voglio dire, tra virgolette, statale per arrivare all'aeroporto, oggi all'aeroporto ci si va in maniera, voglio dire, molto approssimativa e, voglio dire, in maniera molto poco dignitosa, attraverso delle strade comunali che, se non assolvono questa funzione in maniera egregia, nel senso di consentire a chi ha fretta di arrivare all'aeroporto perché perde l'aereo, se non gli consente di arrivare velocemente, non è certamente colpa di San Giovanni Catino, che è proprietario di quelle due strade, cioè l'ex statale 5 di Cortina Materia, e la via è quella che viene da fuoco, evoca un qualcosa che significa pantano di macchine in alcuni momenti della giornata. Allora non si può pretendere di avere un aeroporto che si dà degli obiettivi importanti, che si sta cercando, grazie anche all'impegno del nuovo CDA, di raggiungere, e poi costringerla a delle umiliazioni di questo genere. Quindi una delle condizioni era la realizzazione di questo sottopasso, che rendeva e che dovrebbe rendere in qualche maniera un minimo di giustizia, perché se vogliamo vedere un'altra tavola che abbiamo fornito in quella lettera rapporto, negli anni non è il tessuto economico di San Giovanni Catino che si è avvicinato all'aeroporto, ma è l'aeroporto che, estendendosi, si è avvicinato a quello che era il tessuto economico esistente già da 20-30 anni di San Giovanni Catino, con tutto quello che ne consegue in termini di eliminazione di strade comunali che sopportavano un certo traffico, e che, essendo state eliminate, sono stati quei flussi tutti scaricati appunto in quella bretella che oggi dà accesso all'aeroporto, e che è quella che è nuova. Sottoscritto allo studio in quella zona, in alcuni momenti della giornata, è costretto ad arrivare a piedi per tornare a casa, cioè fare una sorta di circunnavigazione invece di rimanere bloccati per mezz'ora in quel pantano di macchine che si registra ogni giorno nel mezzo pomeriggio, tardo pomeriggio, nella zona della Corte. Quindi oggi l'attenzione è rivolta a questi due obiettivi. Io farò qualche battuta, perché sennò rischio di ripetermi, condividendo tutte diciamo, le ragioni che sono alla base della scelta di realizzare questo sogno per San Giovanni di Latino e Pescara, anzi piuttosto per Pescara, perché in effetti la beneficiaria, la città che ne beneficerà di più, sarà indubbiamente Pescara e suo interland. Allora, questa è un'idea assolutamente da concretizzare, irrinunciabile, avvocato Magnetti. Nell'ipotesi in cui dovesse esserci il pedaggio sulla sull'asse attrezzato, la gente ovviamente, forse iniziare da noi, percorrerà la Tiburtina. E quindi per San Giovanni di Latino addio soldi di gloria, no? Cioè tutto quello che è fatto, l'opera di botta, insomma, sarà una città ulteriormente invivibile. Allora, noi dobbiamo puntarci veramente facendo tutto quello che è nelle nostre facoltà. Si stava parlando che forse oggi è arrivato il momento di passare alla fase operativa, quindi di capire che gli enti sono d'accordo, ovviamente con la Sua Eccellenza il prefetto di Chieti e con Antonio dell'assessore al Comune di Chieti. Questa è un'opera strategica per, non per la provincia di Chieti o per San Giuseppe, ma per la provincia di Chieti e di Scala, e ancora di più per il Comune di Pescara, come diceva giustamente il sindaco Berino Calderelli, ma è ancora più importante perché si va ad inserire in un ambito infrastrutturale fondamentale, perché la presenza dell'aeroporto d'Abruzzo penso che avrà ancora più forza, avrà ancora più appeal se verrà realizzata quest'opera. Io confermo quello già detto dal mio collega Chieti, che c'è la massima disponibilità anche da parte degli uffici tecnici,
la principessa porterà avanti con grande determinazione questo progetto. Per rimarcare, condivido pienamente gli interventi che mi hanno preceduto, proprio per, anche con riferimento a quello che abbiamo detto prima. E intanto bisogna fare sistema su interventi di questo tipo, che sono interventi che hanno una valenza strategica. Mettersi tutti insieme, sia gli enti comunali, sia l'ente provincia, con il supporto della regione, per poi andare a combattere questa battaglia a livello nazionale in un momento particolarmente difficile e che conosciamo tutti, perché purtroppo ci sono stati dei tagli pesantissimi, soprattutto sulla viabilità. Questa strada chiaramente è una svolta anche per il popolo fiatino, perché chiaramente si bypassa tutta quella che è una situazione oggi di grave intasamento di acqua. Io sono fiducioso che la presenza delle due alte cariche provinciali che interagiscono su questo progetto, la presenza forte anche della regione su questa fase embrionale, ma è una fase già sicuramente avviata anche a livello di studi, di volumi di traffico, di quant'altro necessita, perché sono sicuro che il sindaco Cardarelli ha fatto degli studi approfonditi prima di venire una proposta del genere, e fa sì che questa diventi una competenza, non è più come un libro di sogni, però comincia a diventare qualcosa di più concreto. No, un ringraziamento devo particolarmente il lavoro che lo dico al sindaco Cardarelli, quando non ha mai mancato di informarmi fin dalla prima mia venuta alla prefettura di Chieri, dello Stato, della questione. Registro con estremo piacere l'unità di intenti delle due presidenti della regione per trovare soluzione a questo problema. Le criticità della mobilità sul territorio di San Giovanni di Chieri, intimamente connesse alla città di Pescara, vanno affrontate con estrema unità di tempi, e questa unità di tempi però si traduca in provvedimenti concreti, perché se noi ci arrabbiamo sempre intorno ad un lato, non si arriva mai alla conclusione di qualcosa che serve al territorio. La paventata introduzione del pedaggio, come giustamente faceva rilevare anche il presidente della provincia, comporterebbe sicuramente un aggravio nella circolazione sul territorio di San Giovanni di Aquino. Ed è chiaro che il prefetto non è solo qui per ricevere informazioni, ma ha a cuore la questione della sicurezza della circolazione sul territorio. Quindi io sono estremamente interessato a questi problemi e mi riprometto anche di affiancarmi, se voi glielo concedete, nella sottoposizione agli organi generali dell'ANAS di questa estrema necessità di risoluzione di un problema così critico per il territorio. L'altro aspetto che lei giustamente ha presente è quello del sottopasso per l'ingresso all'aeroporto di Pescara. Nessun aeroporto al mondo è per accedere a questo aeroporto si percorre uno strano mondo. Ci vuole una viabilità che sia una viabilità seria, che consenta all'utenza nell'aeroporto accedere facilmente e velocemente